Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miei iscritti più di tutti, bentornati su Giovanche Dispo, io sono Giovispo e questo è un nuovo video della serie Team of the Week, possibili giocatori, if del numero 9. Allora, prima di iniziare questo video volevo dirvi alcune cose. Allora, ho notato che purtroppo, a mio malincuore, le visualizzazioni sui video sono calate. Ciò, diciamo, non influisce granché, però se io faccio un video voglio che lo guardiate, cazzo. Naturalmente se lasciate un mi piace, un dislike, capisco se quello vi piace o meno. Naturalmente se lasciate dislike perché siete degli haters, degli haters o come si dice, non serve un cazzo. Se mettete dislike, specificate perché, almeno capisco dove sbaglio e se continuerà a fare determinato video. Volevo chiedervi come mai state guardando questi così poco i video, i miei video, ma non solo, ho notato anche su Sirion Stub, non so se lo conoscete, anche a lui sono diminuite le visualizzazioni. Forse sarà la monotonia dei video o forse qualcos'altro, non lo so. Comunque, se volete vedere gameplay, vi invito a cercare altri gameplay, vi invito a cercare su YouTube Giovi Gamer, e lì sono sempre io e lì faccio video di altri giochi. Crysis, ho fatto Minecraft, ho fatto la carriera allenatore con l'Inter, giochi per ragazzi, Barbie, che altro ho fatto, e vabbè, li vedete tutti lì, un po' di MotoGP pure. Quindi quello è un canale dedicato più a gameplay, questo l'ho deciso di dedicarlo più a FIFA, più a foot, anche se credo che lo farò diventare un canale di gameplay completo. Comunque, detto ciò, scusate per questa parlantina che vi ha rotto i coglioni, iniziamo dal portiere Karzenis. Nella partita contro l'Udinese aveva pareggiato, non mi ricordo, ha avuto una valutazione molto buona, 7,5-8 se non sbaglio, almeno su Sky, sulle pagine di Sky, poi si sa che Sky non è che sia precisissimo, però ho voluto inserirlo per non lasciare la squadra senza portiere. Prossimo giocatore Kyle, nella vittoria del Chelsea ha fatto un gol, poi ha fatto anche quel tocco di mano, vabbè, non si sa. Comunque ha fatto il gol, potrebbe anche non uscire if perché non credo che abbia giocato benissimo, però un gol per Kyle, un difensore centrale contro il Liverpool, comunque è una buona cosa. Sergio Ramos ha fatto un gol nella partita vinta 5-1 dal Real Madrid. Sergio Ramos, la vedo difficile che possa uscire if, perché comunque già è forte. Per farlo uscire if deve fare qualcosa in più, come per esempio Ibrahimovic, Messi, Ronaldo, devono fare qualcosa in più, non una semplice doppietta, una tripletta con qualche assist o 4 gol ad esempio. Jordi Alba per me uscirà if nella vittoria del Barcellona per 1-2 fuori casa, ha fatto un gol. Persino Sinisca fa un gol, non è niente male. Fekir, questo centrocampista, mi sa che è COC, vabbè. Comunque ha fatto due gol, la partita vinta 3-1 da Lione. Coloccini, l'ho spostato qui perché non avevo altri centrocampisti, ha fatto un gol, la partita vinta 2-0 fuori casa dal Newcastle. Lichtsteiner, vabbè, se avete visto la Juventus sapete il bel gol che ha fatto un gol e due assist, quindi uscirà secondo me questo oppure un altro che vedrete tra poco. Stefan Lichtsteiner, ottima partita, bel gol, l'ho visto anch'io, bel gol. Werner ha fatto, allora se lo trovo, due gol e un assist, una partita vinta 3-0, quindi questo uscirà praticamente if. Solo che non sarà oro, 75, sarà 74 argento in forma. Qui ho sbagliato, scusate per questo errore. Tevez, ecco chi era quell'altro, ha fatto due gol, una partita vinta 7-0. Ha ricevuto una valutazione di 9, almeno stando a Sky, quel che ha detto Sky, le pagelle di Sky, e due gol probabilmente potrebbe uscire. Io vorrei che uscissero entrambi, sia Lichtsteiner che Tevez, però siccome Tevez è già uscito probabilmente preferiranno Lichtsteiner, però se esce un Tevez avrà un 90 di tiro, 88 di velocità e ragazzi sarà una bestia. Long, Shane Long, per lui due gol, una partita 2-0 ed è entrato al 68esimo, quindi Shane Long obbligatorio.
ultimo di questi 11 titolari, secondo me, almeno secondo me in base ai gol, è Müller. Müller 3 gol, ha preso il diventa 0-4 dal Bayern di Monaco. Ha giocato come punta se non erro, quindi 87 di over con lo punto. La panchina è poca: Pelissier, Barba, Torosidis e Olkowski. Questo lasciatelo perdere perché ho sbagliato e non riesco manco a toglierlo. Questo è il giocatore, sono secondo me i giocatori che potrebbero uscire in forma. Ditemi voi cosa ne pensate, ditemi se avete altri nomi da aggiungere, se avete nomi da togliere o da cambiare. Dunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice all'insù, arriviamo almeno 20 likes per questo video, e dunque, noi ci vediamo.